Ciao ragazzi, Silvia di Metal in Italy, è con grande piacere che vi porto davanti agli schermi Enrico Giannone, il vocalist dei Buffalo Grills. Ciao Enrico. Ciao, grazie per il vocalist. Perché di solito? Nessuno mi ha mai detto vocalist, però va bene. Tumminor. No, quello è Sciglio, ma niente, un cabarettista. No, spieghiamo. Sono un cabarettista prestato alla musica estrema, fondamentalmente. Poi mamma mi ha fatto col vocione, diciamo, greve, e quindi mi diverto da svariati anni a fare finta di cantare. Sì, perché effettivamente insomma è un modo, è un genere, insomma, e tu mi dicevi che è anche un modo per esprimere il proprio, no, odio, però insomma distacco dalla società. No, è proprio il grindcore, secondo me è proprio un punto di vista, diciamo, è un'angolatura diversa da quando guardi la società. Diciamo che in passato c'erano più tematiche sociali, quindi ti interrogavi su determinate cose del mondo. Con Buffalo siamo arrivati, diciamo, all'atto successivo, cioè non ho più nulla da dire, proprio, cioè non comment sulla vita in generale, fondamentalmente. E allora intitoliamo l'album Martin Burger King? Assolutamente sì. Che? Sì, perché vabbè, diciamo che noi con la carne ci abbiamo sempre, diciamo, una certa affinità, e poi il gioco di parole secondo me è importantissimo. Cioè... Ma perché questo è il vostro punto di forza, perché io mi sono segnata, perché era impossibile ricordarmele tutte, però mi sono segnati i titoli delle canzoni, cioè la vostra tracklist, e questa me la devi spiegare. Allora, Gigi Aulin, Lenny Grindwitz, 666 Satan, questo è per me, immagino. Sì, in generale sì, una dedica, diciamo, alle cose, dalle stranezze del mondo, tipo vegani, vegetariani. Perché sono strano? No, scherzo. Poi vabbè, Martin, tutti ragazzi, Martin Burger King, che è la title track, Beverly Grills 9666, e via dicendo. Poi c'è Cradle of Indus, Carne Diem. Sì. No, il problema è che noi, come vi vengono? No, diciamo, queste siamo io e Cinghio, che di notte, soffrendo l'insonnia, ci mandiamo messaggi, e da lì già abbiamo i titoli per altri 4 album, fondamentalmente. Una vita privata? E, no, vita privata non c'ha senso, la vita in generale non c'ha senso, forse solo il privata c'ha senso. Come il bagno? Assolutamente. Ecco. Diciamo che noi con Cinghio abbiamo parlato del nuovo album dei Buffalo praticamente 2 anni fa, perché effettivamente ci sono stati dei rinvii a causa probabilmente dei rispettivi impegni. No, abbiamo fatto tipo Guns N' Roses, Chinese Democracy, cioè tipo 10 anni, infatti il prossimo. È stato un parto quasi pachidermico, elefantiaco, questo album. Sì, ma guarda, la figata di Buffalo Grills è che fondamentalmente noi decidiamo quando ci pare di fare le cose. Perché? Perché di fondo, se fai grindcore, sì, poi l'approccio deve essere super professionale, perché nonostante, diciamo, l'ironia, diciamo il simpatico cazzeggio, comunque almeno loro, i 4, sono tutti quanti ad altissimi livelli. Un po' i cambi di formazione ci hanno portato comunque al fatto che fondamentalmente, cioè, abbiamo dovuto rimandare sempre. Infatti ringrazio sempre Davide della Subsound, che ha una pazienza estrema con noi, perché sono anni che ci dice di uscire col disco, ce l'abbiamo fatta poi. A chi saluti? Saluto Raffaele dei Show Sonnal. Va bene, lo salutiamo anche noi. Allora, dicevamo di Alessio Pasciacor, che praticamente si è integrato nell'ultimo anno nella band. Come è andata? Sì, Pacio, vabbè, io lo conosco da anni, diciamo che poi anche lui fa parte della classe dei veterani, siamo amici, fondamentalmente oltre ad essere un ottimo musicista, una bravissima persona, un bravo ragazzo, poi si è accollato certe cose che io non volevo, tipo merchandising, fa lui tutte le scalette, è stato perfetto, una colfa a pieno titolo, fondamentalmente. Sì, beh, il capello ce l'ha. Sì, quello sì, infatti, demodé proprio, quella è una cosa che non ci sono, una battaglia persa proprio, cioè nel 2017 ancora con i capelli lunghi, Stefano, non mi guardare male, quindi, cioè, però ci riuscirò prima o poi a fargli tagliare. Senti, tu che hai modo di vivere comunque la scena dell'underground sia dall'interno che dall'esterno, che idea ti sei fatto di questi ultimi tempi, anche delle polemiche, no, che sono nate in questi ultimi tempi? Ma per quanto ti riferisci comunque al metal, underground metal, ma io vedo sinceramente che non c'è un vero e proprio ricambio generazionale, come diciamo pure tempo fa, insomma, manca quel quid di fatica, manca le band che si fanno la loro fan base, è tutto troppo facile, troppo il disco troppo presto, agenzie X e Y che spuntano fuori come funghi, che per l'amor di Dio è ovvio che danno una mano, possono essere un incentivo, un catalizzatore, però secondo me alla band gli manca proprio lo schiaffo
schiaffo in faccia da fare per vincere, diciamo, determinate partite. Questo è un po' il... Ma cioè, beh, funzionerà così, la gente passa. Te passa e ti chiederà l'autografo fra poco? No, il mio amico, figurati. No. Tutto più mi chiederà un po' di sordi, sicuro. Anche lui. E battere i sordi, sì. Bene. Allora, mi sono dimenticata quello che ti volevo chiedere. Ah sì, il discorso che stavamo facendo. Sì, però smettila con guardare le persone. Scusate. Faccio il muro. Okay. Dicevo, questo ricambio generazionale appunto che manca, questa anche troppa facilità nel realizzare le cose, con la tecnologia che di fatto ha sì aiutato, però ha penalizzato un po' il discorso. Cioè manca proprio, capito, il sudartelo. Io per esempio ai tempissimi miei, cioè il demo era a cassetta, quindi stavi a casa e ti doppiavi le tue belle cassette, che erano comunque, cioè è ovvio che puoi anche andare avanti e fare altre cose, però fondamentalmente, diciamo, quindi il mezzo tecnologico che ben venga ha permesso comunque una democratizzazione, cioè non è per pochi eletti, però allo stesso tempo ha anche tagliato quella che è poi una musica che è di nicchia e quindi estremamente passionale, cioè vedo più calcolo e meno passione fondamentalmente nell'underground, che poi italiano, perché vedo che comunque all'estero le cose comunque continuano a funzionicchiare. Probabilmente noi siamo comunque figli di una nazione che comunque un certo tipo di musica l'ha vissuta per un periodo, però non è nelle proprie corde, e quindi vedo sempre più serate desolate, gente che fa sacrifici, gente che ci investe pure economicamente ma che torna con un pugno di mosche in mano. Però io personalmente, per me è una malattia, quindi quando potrò in qualche modo, suonando, producendo, continuerò a farla, perché fa proprio parte della mia persona in quanto tale. Senti, mi piace ricordare, e poi ti lascio andare, che il tuo nome è legato anche ad una delle agenzie più importanti a livello nazionale, che è la Kick Agency, che non si occupa solo di musica ma si occupa appunto di eventi to cure a 360 gradi. Però a proposito di eventi in musica, l'appuntamento clou comunque musica dell'estate romana, e non solo, è il Rock in Roma, e la Kick Agency è all'interno dello staff organizzativo del Rock in Roma. Tra l'altro anche quest'anno ci saranno bei nomi, quindi come procedono i preparativi? Guarda, proprio oggi abbiamo fatto una prima riunione. Sarà la prima riunione proprio per capire come saranno dislocate, diciamo, le varie entrate, il palco come dovrebbe essere, eccetera eccetera, e di lì considera che la prima è a giugno, diciamo che da lunedì in poi parte una progettazione che dura 5-3 mesi, che poi si concentra tutto in un mese solamente. E sì, lì è un altro mondo, cioè nel senso che ecco lì è il proprio, cioè dout des con i soldi eccetera eccetera, forse c'è meno passione, c'è più business, però è un lavoro proprio duro, cioè considera che arriviamo a impegnare pure 300 persone, 400 persone per un evento fondamentalmente, però alla fine con questo ci pago le bollette poi fondamentalmente. Senti, il concerto che vorresti vedere quest'anno? Ma guarda, io forse ho avuto la fortuna sia di lavorarci che non ho proprio, perché essendo vecchio ho visto quasi tutto. Guarda, di vedere i Motored, però a me non si può più. Perché c'è DJ Axe e Fedex. Fedez, no Fedex. Fedex è Corriere, però uguale fondamentalmente. Ciao Fedez. Consiglio, io li farò 4 volte quest'anno, quindi. Me l'ho detto apposta. No, ma io, cioè, ho degli scheletri nell'armadio. Vorrei ma non posso. Cioè io ho fatto tutto, dai Pua ai Motored, passando per Tiziano Ferro, passando per Morbid Angel, quindi c'è. Cioè, e poi un primario, neanche più vedo la faccia dell'ammalato, opero direttamente. Cioè... Senti, Buffalo Grills faranno altre date magari quest'estate? Buffalo Grills abbiamo una data a Napoli annunciata oggi, una data a un festival, a un centro sociale, penso con GBH a maggio, qui a Roma, una a Pescara e altre che siamo in fase di... Quindi c'è del movimento, dai. Sì, ma no, ma ti ripeto, divertirsi si diverte, vorrei che fosse una cosa dove fosse un divertimento per più persone, invece vedo che c'è sempre più leonismo da tastiera, il parteciparò facile all'evento, ma poi rimangono poi desolati gli eventi. E ribadisco, io, diciamo, i miei divertimenti, le mie soddisfazioni me le sono prese, mi spiace per tutta una serie di band emergenti che meriterebbero ben altri palcoscenici e ben altre presenze di pubblico, quindi raga, dai, su, anzi diciamolo in campana, voglio, facite scemo, su. Grazie Enrico, ti lascio salutare la gente e in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao a tutti. Ciao.